una volta c'era molto più uso di fantasia, molto più uso di colore. Andando indietro a vedere nel passato, si era molto più fantasisti allora di adesso. Questi archivi per noi sono una grossa fonte di ispirazione. Storici risalgono addirittura al 1663, dove abbiamo una prova scritta che la famiglia era coinvolta in un'attività tessile in questa zona. Ci sono 15 generazioni che si parlano, ma di fatto mio nonno si mette assieme a suo fratello Oreste e fonda la sua vitale Barberis Canonico. Mio nonno è questo signore qua. Siamo un'azienda molto tradizionale, ma siamo molto moderni, abbiamo investito molto sui macchinari. Abbiamo sviluppato tutta la nostra tecnologia per controllare la qualità, la collezione, quindi colori, impasti, tipi di filato. Controlliamo dalla materia prima, quindi dall'acquisto delle lane, fino al prodotto finito, che per noi è il tessuto finito. L'automazione è una delle cose che ci consente di tenere degli standard qualitativi elevatissimi, perché è un mercato estremamente esigente. Attraverso questi nuovi media vediamo proprio che c'è un interesse da parte dei giovani, che c'è un ritorno a vestire bene, e noi vogliamo spiegare ai giovani che avere un bell'abito è come fare un piccolo investimento. Cerchiamo di seguire le tendenze e addirittura spesso anche di anticiparle. Dobbiamo sempre cercare di essere un po' avanti rispetto agli altri. L'innovazione è la capacità di esprimere delle nuove idee, tali per cui quel prodotto lì è unico e irripetibile nel mondo.